15 ragazzi impegnati in un corso sui graffiti con l'associazione Bereshit hanno progettato e realizzato il graffito sulle mura perimetrali della villa confiscata al boss della camorra Gennaro Licciardi, in via Cupa Signoriello a Miano, già affidata alla gestione della cooperativa sociale Il Quadrifoglio. L'iniziativa rientra nel progetto Young Tools, realizzato grazie al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e patrocinato dal Comune di Napoli. Un segnale forte di riappropriazione del territorio attraverso la creatività dei giovani contro la violenza della criminalità e della camorra. Abbiamo dato la possibilità a questi ragazzi per la prima volta di unire pratica e teoria all'interno di un luogo simbolo dell'illegalità e che oggi invece è diventato un luogo simbolo della legalità, che ha dato a questi ragazzi uno strumento per apprendere delle nuove competenze. Hanno capito che cos'è il lavoro di gruppo, che è quello che noi volevamo passare a loro, perché molte volte si lavora esclusivamente come singoli ed è molto più complesso trovare un feeling fra gli artisti e fare un lavoro unico. Manca spesso la consapevolezza di quanto si faccia di nascosto, di quanto i ragazzi napoletani combattono la camorra, e quindi oggi siamo qui per dire questo, per aprire gli occhi dei tanti distratti. Ci sono ogni giorno iniziative straordinarie che sono la sintesi di un lavoro concreto delle istituzioni, delle associazioni, dei ragazzi di questa città, che forse sanno di dipingere un muro e sanno di, con questa attività, di fare un qualcosa che ha un valore simbolico ancora più profondo.